consigli degli esperti. Dallo scientifico al tecnico, dall'arte alla cultura, dallo sport al benessere, dalla medicina all'economia, i nostri esperti al vostro servizio. Scheda tecnica. Ciao, sono la dottoressa Donatella Maira, sono una biologa nutrizionista e oggi nella nostra rubrica di pillole di nutrizione e alimentazione parleremo del diverso concetto di dieta e regime alimentare corretto. La parola dieta deriva dal greco e significa regola di buona vita, ovvero stile alimentare secondo le proprie caratteristiche e le proprie esigenze. Nel linguaggio comune però la parola dieta ci fa un po' pensare a un regime ipocalorico restrittivo, a una dieta appunto limitante caratterizzata da un conteggio prettamente calorico, il cui obiettivo è appunto quello di perdere del grasso corporeo attuando molto spesso dei digiuni o anche dei lunghi digiuni, andando a eliminare delle molecole fondamentali come appunto i carboidrati, perché convinti che ci fanno ingrassare, e determinando la loro dieta come molto molto limitante, mangiando sempre gli stessi alimenti e instaurando un cattivo rapporto nei confronti del cibo. E molti soggetti si rivolgono ai nutrizionisti perché sono un po' turbati del fatto che hanno fatto tante diete nella loro vita, però non sono riusciti comunque a dimagrire, o comunque hanno fatto delle diete e non sono riusciti a mantenere il peso appunto che hanno raggiunto. Questo perché? Perché è proprio il concetto di dieta che è sbagliato, proprio è sbagliato a monte, perché qualsiasi dieta ipocalorica che comunque un soggetto si faccia, è normale che faccia comunque dimagrire. E quindi se ovviamente seguite in maniera costante e rigorosa è normale che faccia dimagrire. Il problema è dopo la dieta cosa ho imparato a mangiare nel corso appunto del mio dimagrimento. E, sicuramente se io ritorno nuovamente alle vecchie abitudini alimentari è normale che l'organismo si ritrova ad acquisire nuovamente i chili che ovviamente ha perso, e si trova a vivere una situazione di yo-yo. Significa acquistare peso e dimagrire peso, quindi dimagrire grasso in maniera appunto repentina, causando ovviamente delle problematiche non solo alla propria composizione corporea e provocando anche un danno ai tessuti. Infatti molto spesso una delle caratteristiche che ci fanno un po' capire da questa parte che quel soggetto ha totalmente eliminato i carboidrati o comunque si è fatto delle diete scorrette nel corso della propria vita è proprio la comparsa di elevate quantità appunto di cellulite, quando appunto i tessuti sono discontinui, e lì è veramente un problema poi dimagrire solamente con la dieta. Nonostante questo, le diete ipocaloriche nel tempo aumentano il desiderio di mangiare. A un certo punto delle diete, essendo sempre in privazione di alimenti comunque proibiti, che possono essere la pizza, il cioccolato, comunque alimenti che generalmente aumentano il tono dell'umore, quindi la serotonina, classificati appunto come quelli che fanno appunto ingrassare, ci porta inevitabilmente ad avere fame. E quindi questa fame nel tempo, nelle settimane o comunque alla fine della dieta ci porta inesorabilmente a trasgredire, quindi è l'organismo stesso che deve soddisfare questo bisogno perché comunque ha fame. E, all'interno del nostro ipotalamo noi abbiamo due centri di appetito che vengono chiamati centro della fame e centro della sazietà. All'interno di una dieta dimagrante è importante che questi due centri siano appunto in equilibrio per evitare appunto che si hanno questi sogni ricorrenti di cibi proibiti e per fare in modo che non scaturiscono appunto le abbuffate, perché quando io sono in privazione e so che una cosa non posso mangiarla, inevitabilmente scatto una molla
cellula inconsapevole che ci porta a trasgredire immediatamente la dieta e a mangiare tutto ciò quello insomma, tutto ciò che abbiamo davanti, perché il meccanismo di autoregolazione non è appunto compensato. Di contro, cosa succede? E sicuramente questo meccanismo di abbuffate porta poi successivamente anche ad avere sensi di colpa e ad entrare in un circuito, nel circuito appunto dei fallimenti. Di contro l'educazione alimentare, di contro uno stile di vita appunto alimentare corretto porta sicuramente l'individuo a mangiare in maniera corretta, in maniera sana, a introdurre tutti i tipi di alimenti secondo gusti, preferenza. Preferenze ovviamente se non ci sono in atto determinate patologie e di conseguenza il ruolo appunto del nutrizionista è a quello di educare il soggetto e fare in modo che questo soggetto si autoregolarizzi nei confronti del cibo e fare in modo che questi centri di appetito e sazietà siano praticamente in omeostasi, così chiamati, cioè siano appunto in equilibrio per evitare che l'organismo scatti in determinati momenti di fame appunto incontrollata. Che non è detto che ce l'abbiano solamente determinate persone, determinate categorie di persone. La fame incontrollata possiamo averla benissimo tutti in qualsiasi momento della nostra vita, in qualsiasi, e soprattutto sono dei meccanismi che non sono regolati bene quando siamo particolarmente stressati. E dunque, il ruolo del nutrizionista è appunto quello di andare a gettare le basi. A cercare di avere questa autoregolazione nei confronti insomma, nei confronti del cibo e cercare di gettare le basi per una sana educazione alimentare. È importantissimo infatti andare ad equilibrare questi centri di appetito e sazietà, come dicevo appunto poc'anzi, e nel tempo, durante il percorso del proprio dimagrimento, è importante che la parola dieta diventi un concetto appunto equilibrato, fisiologico e non più appunto di privazione. Dunque non esistono cibi cattivi, cibi buoni, cibi che si possono mangiare o cibi che non si possono mangiare durante una dieta. Esistono sicuramente delle porzioni adeguate e delle porzioni inadeguate in base alle esigenze e ai reali bisogni dell'organismo. Attraverso l'educazione alimentare, il nutrizionista in quel caso è capace di andare a spiegare il ruolo funzionale di ogni singolo alimento, di spiegare quali sono le possibili, ovviamente, associazioni per evitare di andare ad incappare in fastidi appunto intestinali e fare in modo che determinate associazioni alimenti mi consenta di introdurre dei pasti a basso indice glicemico. Ma la cosa importante è ovviamente spiegare e far capire al paziente che concedersi la pizza, il dolcino, quell'aperitivo durante il percorso di dimagrimento non fa inficiare sicuramente il suo percorso appunto di dimagrimento. Si riesce benissimo a dimagrire con soddisfazione, magari con tempi un po' più lunghi, sì, questa cosa ve la congedo, con tempi un po' più lunghi, ma sicuramente dimagrisco mangiando, cercando di non avere uno stress psicofisico, perché la componente psicologica all'interno di una dieta è una componente fondamentale che consente all'individuo di perdere peso, sì, ma soprattutto di mantenerlo nel tempo. Lo scopo appunto dell'approccio cognitivo-comportamentale, che io ovviamente attuo da più di 10 anni e di cui ne vado sicuramente fiera, è appunto quello di aiutare l'individuo a cambiare totalmente, a stravolgere completamente le abitudini alimentari e sì, possiamo dire di sì anche appunto di vita, cercando di indirizzarlo dalla spesa, da come si deve organizzare i propri pasti, da come gestire il menù durante appunto la settimana. Perché l'obiettivo di un sano dimagrimento sicuramente è quello
altro di mangiare, mangiare con soddisfazione, ma soprattutto di rendere la propria dieta sempre diversa. Quei modelli prestampati che si fanno delle diete per mesi e lunghi mesi mangiando sempre gli stessi alimenti sono dei modelli ovviamente, ma oramai appunto superati. È importante invece seguire un'alimentazione varia, cambiarla sempre perché consente di mantenere alta la motivazione del risultato finale che io devo ottenere, quindi la mia perdita di peso, il mio obiettivo finale. Allo stesso tempo imparo a mangiare e non sto lì con l'ansia appunto della rinuncia e di mangiare determinati tipi di alimenti. Tutte queste condizioni consentono all'organismo a livello psicofisico di dimagrire appunto con soddisfazione, ma soprattutto a mantenere il peso che ho perso, a mantenerlo appunto nel tempo. Questa è la regola fondamentale. Perché se io faccio il mantenimento durante la mia dieta, quindi imparo a mangiare e so cosa devo fare al momento in cui io sgarro attuando delle piccole strategie, ok, sicuramente riuscirò ad dimagrire con serenità e soprattutto a mantenere il mio peso corporeo. Dunque, seguire un regime alimentare sano ovviamente significa non privarsi, ok, ma semplicemente significa ingerire la giusta quantità di calorie all'interno della mia dieta, associare bene gli alimenti, essere ovviamente costante e imparare ovviamente le basi dell'educazione alimentare. Il segreto, dico sempre ai miei pazienti, che il segreto per dimagrire è quello di mangiare, cioè dimagrisco mangiando, ma soprattutto il segreto è quello di andare a soddisfare la propria fame emotiva. È una componente essenziale all'interno del mio percorso di dimagrimento. Grazie e ci vediamo alla prossima pillola di nutrizione e salute. Consigli degli esperti, dallo scientifico al tecnico, dall'arte alla cultura, dallo sport al benessere, dalla medicina all'economia, i nostri esperti al vostro servizio.